Benvenuti ad una nuova puntata di Amico Cane. Il richiamo a sé del proprietario è un comando che salva la vita. Il nostro ospite in studio ci mostrerà come insegnarlo al nostro cane. E poi attenzione, soprattutto in questa stagione, alle passeggiate e a che cosa ingerisce il nostro cane mentre lo portiamo a spasso oppure anche in casa. Da Rifugio Elia di Busto Arsizio, invece, Lorenzo Minora racconta la storia di Tina. Ascoltiamolo. Oggi vi presentiamo Tina. Tina è un incrocio Labrador di circa 5 anni, femmina, già sterilizzata. Che dire di Tina? Tina è un po' il disordine fatto cane. Se fosse una persona potremmo aspettarci che cucina mentre si lava i capelli, mentre scopa casa, mentre pulisce tutto. È un po' una che ha sempre 2 milioni di cose da fare, ma alla fine fa un po' fatica a portare avanti anche solo una. A livello di adozione con gli altri cani, lei avrebbe bisogno di cani veramente competenti, che siano maschi o femmine, ma cani che sappiano un pochino sopportarla, perché lei è veramente, veramente, veramente una matta, però una matta buona. Vedo un po' difficile un affido con dei bambini perché sicuramente ha un vissuto abbastanza traumatico. Appena alzi una mano, anche solo per sbaglio, lei subito si schiaccia a terra, quindi è un cane che sicuramente non ha un bel vissuto, e spiegare a un bambino come comportarsi può essere anche complesso e può creare anche delle incomprensioni. Quindi magari una famiglia con o dei ragazzi adulti o senza comunque bambini piccoli. Sarebbe meglio un affido in appartamento perché è un cane molto reattivo e tutti gli stimoli che ci sono in un giardino, in una via di una città normale, potrebbero comunque tirarla su parecchio e avere un cane che abbaia costantemente tutto il giorno, mentre in situazioni di rilassatezza, di normalità, di assenza di stimoli, come può essere un appartamento, onestamente la vediamo molto molto più tranquilla. Brava in passeggiata, non tira, si fa vestire tutto. Vediamo meglio un affido in appartamento anche perché è un cane che tende a non distruggere le coperte che ha in box, e in situazioni ipostimolata lo diciamo perché la vediamo molto più tranquilla nel box che nei recinti, dove comunque ha raggiunto la sua tranquillità. Veramente il box lo troviamo come l'abbiamo lasciato, sembra che piegale le cose, e non la sentiamo praticamente mai, è lì tranquilla ad aspettare che gli facciano due coccole. Quindi Tina vi aspetta a Rifugio Elia di Busto Arsizio. Noi siamo aperti tutti i giorni, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18. Sicuramente anche con lei sarebbe un affido abbastanza da strutturare per farle vivere una situazione che lei non conosce. Lei probabilmente ha sempre vissuto un po' a fatti suoi, dimostra di aver sempre vissuto un po' con poche regole. Quindi bisognerebbe spiegargli due robine di una convivenza normale con una famiglia. Per qualsiasi cosa, anche solo per informazioni, noi vi aspettiamo. Ed eccoci in studio con noi ospite questa sera Sabrina Brusa, benvenuta, Grazie. istruttore riabilitatore comportamentale, direttore dell'associazione CIAC, responsabile nazionale della formazione cinofila WISP. Parliamo del richiamo oggi. Certamente. Richiamare il cane a sé, è il fatto che risponda, che ritorni dal suo proprietario, è qualcosa che desideriamo un po' tutti. Però nello specifico è un comando molto importante perché a volte salva anche la vita. Assolutamente sì, Valentina. È importante anche saperlo impostare correttamente, innanzitutto, partendo comunque dal presupposto che non tutti i cani danno gli stessi feedback, Quindi nel dipende dalla senso razza? dipende molto dalla razza, sicuramente, dipende molto anche da quelle che sono anche le esperienze legate a questo comando. Ti faccio un esempio. Sì. Non possiamo pretendere di avere lo stesso effetto, la stessa efficacia, se per esempio proviamo a chiamare noi un husky che ha comunque un forte bisogno cinetico, un forte bisogno perlustrativo, piuttosto che ad esempio il classico cane bolognese, che invece già chiaramente per genetica è un cane che tende a stare molto più vicino al suo conduttore. Un'altra cosa che influisce molto sull'esito positivo è sicuramente anche come noi impostiamo il richiamo. Ci sono delle regolette semplici, fondamentali, ma altrettanto importanti, e degli errori macro assolutamente da non fare per evitare di perdere quella che è la fiducia del cane
nel tornare verso di noi. Iniziamo allora con le regolette. Insomma, cosa bisogna fare per richiamare il cane? Innanzitutto lo chiamiamo per nome? Allora, sicuramente lo chiamiamo per nome, eviterei i fischi, ecco. Anche perché se il cane è libero in un bosco, in un periodo in cui c'è la caccia, sentiamo tutti i cani dei cacciatori che ritornano ai fischi, capisci bene che poi c'è un bailam di fischiati vari e il nostro cane si confonde. Esatto, un attimino così confuso per dire. Quindi il diciamo, comando vero e proprio sarebbe il nome del cane, sì, seguito da una parola, vieni. A me, torna, però che sia quella, nel senso che non una volta si avviene, una volta si quindi torna, costanza, una volta ci vuole costanza. Ci vuole nome del cane più una parola fissa, uh-huh, che deve essere quella adottata da tutti i membri della famiglia. Il mio cane lo identifica proprio come il richiamo. Anakin, vieni. Ok. Ok. Detto questo, però, è altresì importante a monte che tra noi e il nostro cane ci sia quello che viene detto in parole molto semplici, accreditamento e creazione di una base sicura, ovvero il mio cane si deve fidare di me, nel senso che quando torna deve essere sicuro che io non lo picchi, non lo sgridi, non lo sottragga con la forza, chiaramente a un contesto in cui si stava divertendo ed certo, era libero. Altresì noi però dobbiamo anche imparare a fidarci del nostro cane, nel senso che se il nostro cane ha con noi un'ottima compliance, è difficile che veramente prenda, se ne vada, si allontani e non lo si trovi più. Quindi il richiamo dipende anche, cioè il ritorno anzi del richiamo dipende anche dal dalla rapporto, relazione e dalla fiducia. Okay. Ci sono cani appunto che anche per genetica si allontanano molto di più di altri, ma tornano, assolutamente tornano. Io ho un golden che mi sta a 10 metri di distanza, un mix cane da caccia che invece magari mi va avanti anche 100 metri. Quindi io non come proprietario non mi devo preoccupare del fatto se che la relazione a monte è corretta, cioè si una allontanato, solida base, ok, assolutamente no, il nostro cane torna, ok, a meno che non abbiamo un cane intero che sente l'odore di una femmina in calore. Cane intero, diciamolo, non è, vuol dire che non è sterilizzato. Sì, esattamente, ecco, vuol dire che non è sterilizzato, ok. Chiaramente in questo caso, sentendo l'odore di una femmina in calore, lì corriamo il rischio che possa davvero allontanarsi molto e magari poi non trovare neanche più la strada per casa. E quindi magari in questo periodo stiamo un po' più attenti perché in questo periodo cominciano ad esserci le femmine in calore, ecco, per cui magari stiamo un pochino più attenti, evitiamo magari di tenerlo libero in contesti in cui sappiamo insomma che ci sono comunque delle femmine presenti e che possano sicuramente essere un ottimo motivo per cui il nostro cane per allontanarsi. Si allontana, giustamente dal suo punto di vista. Quindi in questo momento io ho chiamato il mio cane, mi sono ho guardato un po' con attenzione quello che è il contesto, sì, il mio contesto, non ci sono, è un periodo tranquillo, non ci sono cagnoline in calore, insomma mi sembra che non ci siano neanche troppi riferimenti, sì, da andare ad orare piuttosto che. Cosa faccio in un contesto, diciamo, normale? Bene, una volta che ho chiamato il mio cane, allora innanzitutto evito di rincorrere il cane, perché diventerebbe una sequenza motoria simile al gioco, il gatto che insegue il topo. Ok, non vado verso il cane, piuttosto o sto fermo, o meglio ancora vado nella direzione opposta. Altra cosa è assolutamente avere un tono di voce tranquillo, contento, propositivo, perché se lo chiamo già con tono arrabbiato, chiaramente il mio cane sa che tornando non è che trova proprio un clima felice. E cordiale. Okay. Cosa mi deve dire? Aspettiamo a richiamarlo piuttosto, se vediamo che sta giocando in modo molto concitato con altri cani, aspettiamo un attimo che questo gioco si calmi prima di richiamarlo. Se vediamo che sta seguendo una traccia olfattiva, perché magari qualche ora prima è passato un coniglietto piuttosto che un altro cane, piuttosto che qualsiasi altro selvatico, aspettiamo che alzi il naso a terra. Quando i nostri cani giocano tra di loro in modo, diciamo, molto concitato, piuttosto che quando hanno il naso a terra, tutti gli altri organi, diciamo, sono un po' in stand-by, quindi fa proprio fatica anche a sentirci. E se continuiamo a chiamare Anakin vieni, Anakin vieni, Anakin vieni, fa un po'
effetto rosario o mantra, per capirci. E quindi comunque non risponde. Il nostro cane assolutamente non risponde. Quindi aspettiamo un attimo, ok? Quando il cane interrompe momentaneamente quello che sta facendo, con tono di voce invitante, con una postura corretta da invito, l'ideale sarebbe mettersi per esempio sulle ginocchia, mettersi accucciati. Sì. Se non fosse peraltro che siamo anche al suo stesso livello comunicativo, se infatti noi proviamo a metterci giù e chiamare dei bambini, anche magari anche senza chiamarli, sia i bambini che i nostri cani arrivano immediatamente, perché è una postura che li mette a loro agio. E quindi li invita a ritornare verso di noi. Li invita a tornare da noi. Più lo stimolo distraente è alto, più noi dobbiamo renderci interessanti agli occhi del nostro cane. Per cui ben vengano appunto toni di voce allegri, anche magari fargli vedere che abbiamo in mano il suo gioco preferito. Quando il cibo lo utilizziamo? Il cibo possiamo utilizzarlo, attenzione che non ci siano altri cani che arrivano magari insieme al nostro per evitare baruffe, ovviamente stando anche sempre attenti eventualmente appunto a che il cane possa mangiare certi cibi piuttosto che altri. Purtroppo tanti cani ultimamente soffrono di intolleranze alimentari come noi, per cui in una sessione di training è molto importante capire se effettivamente è meglio lavorare con il cibo piuttosto che magari con il gioco. Ci sono dei cani che preferiscono come premio una pallina o una treccia piuttosto che magari un pezzo di Würstel, quindi certo. Questo dipende molto dal cane con cui stiamo lavorando e diciamo il suo conduttore dovrebbe saperlo. Un altro errore da non fare mai è quello di sottrarre. Ti fermo un attimo perché gli errori da non fare li facciamo dopo questo servizio, questa intervista al medico veterinario Andrea Mazzucchelli, durante le passeggiate tutto quello che purtroppo ingoiano i nostri amici a quattro zampe, ma non solo durante le passeggiate, anche in casa. Sentite il medico veterinario. In questa stagione, dove iniziano le belle giornate, quindi si portano i cani a fare la passeggiata al fine settimana o durante le ore serali, i rischi che si corrono maggiormente è quello di incontrare degli alimenti che non sono adatti alla salute del nostro cane. Alimenti o comunque scarti di industriali, anche a volte capita, che possono attrarre l'animale e quindi indurlo ad ingerirli. Ovviamente queste cose possono poi portare dei gravi danni al nostro piccolo amico, che possono andare da una semplice diarrea fino a grosse problematiche con vomito, diarrea sanguinolenta o provocare addirittura dei blocchi intestinali. Possono trovare animali, cadaveri di animali, soprattutto se vengono portati nelle nostre zone, nei boschi, oppure pattume che la gente purtroppo lascia ai bordi dei boschi e che possono attrarre il nostro amico, e portando poi alle conseguenze che ho prima elencato. Cosa fare? La cosa più semplice, prestare attenzione. Quando si porta il nostro cane a passeggio, non farsi distrarre, cioè seguirlo comunque con lo sguardo e vedere cosa sta facendo, non lasciarlo al limite libero, sapendo che è un cane che tende ad avere questo comportamento, ma tenerlo sempre sotto controllo. Quindi la cosa migliore è prevenire. Un altro comportamento, soprattutto i cani giovani, è quello di mangiare le proprie feci, tenendo comunque sempre presente che è un comportamento che in genere con l'età poi tende a scomparire. Un'altra cosa che invece attrae molto i nostri piccoli amici sono scarti, ad esempio tipo le unghie, che uno dirà che è schifo, no, invece loro sono molto attratti, per cui chi porta cani nelle scuderie o nelle aziende, se hanno appena eseguito delle operazioni di maniscalco, quindi hanno tagliato le unghie o al cavallo o ai bovini, spesso i cani sono attratti da questi scarti e ne mangiano in quantità anche industriale, a volte provocando poi veramente dei grossi problemi fino ad aggiungere a dei blocchi intestinali anche molto gravi. Le cose che invece capitano in casa che uno non pensa è quello di distruggere i giochini che il proprietario compra, ma non pensando che siano realmente adatti al proprio cane. Come ci sono cani che non li ignorano, comunque sì, li prendono in bocca e non ci fanno niente, ci sono altri cani che li distruggono, ingerendone poi i pezzi. Per cui bisogna sempre fare molta attenzione che il giochino sia adatto al proprio cane e che abbia una certa resistenza. Cose che mi sono capitate anche recentemente, un giochino fatto, una palla fatta di corda,
lasciata al cagnolino l'ha distrutta, ingerito la corda, provocando poi delle occlusioni. E quindi abbiamo dovuto per forza operarlo per liberare l'intestino. Quindi la cosa fondamentale è capire che cane noi abbiamo, qual è il suo comportamento, il suo carattere. Bisogna fare molta attenzione non solo al discorso giochini, ma anche a quello che viene lasciato in giro per casa. Spesso ingeriscono indumenti, mi è capitato di dover togliere calzini, gambaletti, mutande, addirittura un piedino della fettatrice in un Rottweiler. Cioè, dalle cose più strane, le gomme, le matite, altre cose, anche le spille, spesso gli aghi, quindi non lasciare in giro aghi con filo, perché vanno a prendere il filo e poi ingeriscono anche l'ago, e anche i gatti spesso fanno questo. Quindi fare molta attenzione a tutto ciò che si lascia in giro. Come dicevo prima, la cosa migliore è prevenire, poi ovvio il cane può fare quello che vuole, quindi può anche sfuggire alla nostra attenzione. Quindi prestare attenzione. Adesso rieccoci in studio con Sabrina Brusa, istruttore comportamentalista. E, allora, parlavamo del richiamo. Adesso vediamo le cose da non fare assolutamente quando uno vuole richiamare a sé il proprio cane. Benissimo. Sono proprio veramente quattro cose. Sì. Nulla di, diciamo, complicato. Allora, in primo luogo, evitare di chiamarlo utilizzando un tono di voce monotona, peggio ancora se addirittura ostativa o conflittuale. Il cane percepisce tantissimo quelli che sono i nostri stati d'animo e percepisce anche se c'è gioia nel, diciamo, tono di voce piuttosto che non. Quindi se siamo arrabbiati, piuttosto, se abbiamo avuto una giornata storta, se siamo particolarmente stanchi, sforziamoci però di essere veramente interessanti e veramente gentili quando lo chiamiamo. Altro errore da non fare è quello di sottrarre al cane subito la sua libertà, nel senso, il cane è felicissimo, torna da noi, è andato tutto bene, ci siamo posti bene, posture corrette, tutto quanto. Appena arriva il cane lo bracchiamo, modello placcatore di football americano. Il cane si sente imbragato, costretto, abbracciato in malo modo, braccato. Sicuramente questo mina molto. Poi certo, non aiuta. Ok. Simile a questo è l'errore fatto del cane torna tutto bene, non lo placco ma immediatamente gli metto il guinzaglio. La quindi sottrazione, non mettere subito il guinzaglio, aspettiamo un attimo, il cane torna, bravo Tato, sei stato bravissimo, ti faccio una carezza, ti faccio giocare un secondo, ti do un premietto e poi ti aggancio. È importante quella che si chiama consecutio temporum in questo caso. Non vogliamo che il cane crei questo legame associativo negativo tra il richiamo e la sottrazione immediata alla libertà, che poi spesso è si deve tornare a casa, si deve tornare in macchina. Quindi qualcosa che il cane non gradisce, ovviamente. Esattamente, se non fosse altro perché prima era libero, ha fatto gli affari suoi, poteva marcare, annusare, giocare chiaramente anche con i suoi simili. Un altro errore che spesso vediamo fare è quello di associare il richiamo a un comando, quindi il cane arriva seduto prima ancora di mettergli il guinzaglio. Quindi il richiamo deve essere fondamentalmente la gioia di tornare all'interno del branco misto, del branco sociale. Ecco. Non deve essere un richiamo per poi tornare al lavoro, piuttosto che in un contesto che chiaramente amo di meno, piuttosto che una costrizione o un obbligo. È importante che torni, ovviamente, però è importante anche che noi sappiamo rendere il richiamo qualcosa di piacevole. Piacevole, esattamente. Ringraziamo Sabrina Brusa per i suoi consigli preziosi. E noi ci rivediamo giovedì prossimo. Ricordiamo i nostri riferimenti, la nostra mail amicocane@rete55.net e anche la nostra pagina Facebook Amicocane in TV. Veniteci a trovare e troverete anche tutti i link delle puntate. Grazie per l'attenzione e a voi tutti una buona serata.